erano ben 613 i comandamenti che i farisei e sadducei conoscevano benissimo e che avevano approfondito tanto da renderli davvero un grosso fardello, che imponevano agli altri, ma che loro trovavano sempre la via per non osservarli. Infatti anche Gesù su questo ha avuto parole durissime: voi che imponete grossi fardelli agli altri, e invece allargate i vostri filatteri, le vostre frange, per dimostrare che siete osservanti della legge. L'apparenza, cari fratelli e sorelle, la memorizzazione fine a se stessa. Noi forse abbiamo perduto la memoria perché non abbiamo più la memorizzazione, ma credo che sia importante comprendere, capire e vivere. Qual è il più grande comandamento? E questa è la domanda che hanno posto al Signore i farisei, grandi studiosi, grandi cultori della legge. Visto che i sadducei non avevano portato risultati positivi a casa dopo aver provocato il Signore, allora entrano loro in campo. Pensavano di cogliere nella risposta di Gesù l'elemento importante, la prova importante per condannarlo a morte. Perché per loro il grande comandamento era l'osservanza del sabato, il riposo. Comandamento osservato da Dio, e il settimo giorno si riposò. Gesù sconvolge queste loro aspettative, naturalmente disorienta questi tranelli e risponde in modo chiaro, preciso: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Il Signore deve essere il cuore della vita. Deve essere l'amore e sorgente dell'amore. Perché sorgente? Perché proprio dall'amore di Dio noi possiamo attingere l'amore verso gli altri. Ed è questo il secondo comandamento. Dice, simile al primo. Difatti, Gesù dice: amerai il tuo prossimo come te stesso, come te stesso. E poi allarga il discorso facendo ben intendere che da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Gesù non dice: ama me come io ho amato te, perché sarebbe un amore chiuso e poi chi sarebbe capace di amare Dio come ama Dio, di amare Gesù come ama Gesù? Chi sarebbe capace? Noi creature fragili, spesso incoerenti, stanche, come facciamo noi ad amare il tutto se noi siamo parte? E allora Gesù dice: amatevi come io ho amato voi. In quest'amore c'è il modello, c'è l'esempio, c'è lo spessore,
la misura. Mentre l'amore di Dio è tutto, quindi si misura con l'amore di Dio, l'amore per l'uomo si misura con la capacità dell'amore che noi riusciamo ad avere e a vivere da Dio e con Dio. Ed è una cosa, fratelli e sorelle, semplice da comprendere. Se io amo il Signore, non vengo a messa perché esiste, ricordati di santificare le feste, un precetto, un comandamento. Vengo perché amo il Signore, perché l'Eucaristia è sorgente e culmine di amore, perché nell'Eucaristia io trovo tutto quello che manca alla mia vita. E andando via io porto l'Eucaristia, porto l'amore per spezzarlo agli altri. E allora prendo dall'amore di Dio per dare agli altri ciò che io vivo e testimonio, se veramente amo il Signore. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui. Perché, cari fratelli e sorelle, se io amo una persona dal punto di vista umano, sociale, o per dire in una parola antropologico, io faccio quello che la persona mi dice e guardo con empatia ciò che la persona mi dice o mi indica. E faccio di tutto per non rattristarla. Io ho visto tante persone innamorate nella mia vita che pendevano dalle labbra dell'amata o dell'amato. E perché noi questo non lo possiamo sperimentare con Dio? Se noi ci innamoriamo veramente di Gesù, Lui ci inebria con la Sua parola e noi sentiamo fremere il nostro cuore, perché sappiamo che quella parola è per noi pane d'amore, pane di vita. Ecco perché noi a messa ascoltiamo la parola e mangiamo il pane eucaristico. Ed è il culmine, l'assoluto dell'amore di Dio, ed è proprio questo amore che alimenta in me l'amore verso il Signore e contestualmente mi porta nella condizione di essere spontaneo, direi quasi creativo, nell'amare gli altri. Basta guardare la vita dei santi. Ciò che si esprime con la carità, con l'attenzione, con l'accoglienza, con l'ascolto, con il servizio, se è tutto radicato nell'amore di Dio, diventa presenza di Dio. Quell'amore che tu dai è come se tu dessi Dio. Che accarezza, che accende il cuore di gioia, che illumina la mente, che sostiene i passi e ti fa godere la bellezza della vita, perché la vita senza amore è tenebra, è sofferenza indescrivibile, perché non è quella sofferenza che trasfigurata diventa preghiera, purificazione. Ma è quella sofferenza che ti nebulizza tutto, che ti disorienta, che ti rattrista, perché ti porta sull'orlo della disperazione, in quanto non riesci a trovare il sacramento della gioia e della letizia. San Paolo lo dice espressamente: fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene.
E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti. Chi ama il Signore manco se ne accorge che diventa modello per gli altri, perché la umiltà che accompagna il suo andare, il suo operare, il suo offrirsi è talmente grande che nelle piccole cose uno scopre la gioia dell'incontro. Un incontro che ti segna e che ti porta a casa come un tesoro prezioso, perché in quell'incontro c'è l'amore di Dio e l'amore del prossimo che si abbracciano e ti dicono: ti voglio bene.